Credo che operazioni come queste, dove poi ogni artista credo abbia scelto il brano proprio come io ho scelto il mio, sulla base di un suo sentimento fondamentalmente, sono tutte operazioni che fanno bene secondo me alla musica. Francesco Guccini per me è stato inizialmente ovviamente una figura quasi mitologica, no? Questo tipo di cantautorato che oggi non esiste più, con una grande coerenza e un grande rispetto proprio per il mestiere del cantautore e con un grande impegno personale e politico che oggi forse non è più così. Oggi comunque il cantautore medio è sempre molto incentrato su di sé, mentre invece c'è stata un'epoca in cui il cantautore rappresentava proprio tutta una generazione. Ma Guccini lo sa? Eh? Guccini lo sa che stiamo facendo Sì, questa cosa? lo sa, lo sa. Questa canzone di Notte numero 2 è il mio brano preferito perché mi ritrovo molto nel testo, questo testo di solitudine notturna in cui vengono pensieri, vengono riflessioni, ci si interroga su quello che siamo profondamente, su questo essere fuori dal coro, no? Io questa è una cosa che ho sempre sentito molto mia, questo essere una pecora nera, se vogliamo, e questo penso sia uno dei motivi per cui questa canzone significa tanto per me. Fa piacere a sera andarsene per strade ed osterie, vino e malinconie, e due canzoni fatte alla leggera, in cui gridando cieli il desiderio che siam presi sul serio, il fatto che sei triste e che t'annoi e tutti i dubbi tuoi. È proprio cambiata secondo me l'importanza della musica nelle persone. Purtroppo oggi ha perso molto valore, probabilmente perché ce n'è troppa, spesso di dubbia qualità, e quindi nella testa della persona media la musica non ha più valore, come invece qualche decennio fa insomma, ne aveva di più. Cosa mi rimane di questa esperienza? Intanto ho realizzato questo sogno che comunque avevo da tanti anni di interpretare questa canzone. E fatto, quindi sono doppiamente contenta di aver fatto il brano che amo e di averlo fatto come ce l'avevo in testa.